Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Franco Califano. Il nome evoca molte immagini e riflessioni nell'immaginario collettivo italiano. Cantante e poeta, Califano è stato un personaggio di spicco, spesso protagonista di prime pagine e oggetto di controversie. Dalla sua fama da playboy alla sua etichetta di spacciatore e camorrista, Califano è stato un individuo controverso, per sempre segnato da un'aura di maledizione, pur essendo anche un artista popolare. Il film TV intitolato semplicemente Califano, in onda l'11 febbraio e interpretato da Leo Gassman, è stata un'opportunità per riscoprire una figura centrale della canzone italiana, spesso ridotta alla statura del suo personaggio. Spesso ingombrante, sicuramente debordante. La fama da playboy, la macchietta da televisione. Califano che russa e che recita nel sonno la formazione dell'Inter nel reality show Music Farm, il califo playboy, seduttore spietato e insaziabile. E invece Califano era stato soprattutto uno dei più grandi autori della canzone italiana, protagonista di una traiettoria spericolata e a tratti drammatica. Aveva espresso di avere come epigrafe la frase di una sua canzone, "Non escludo il ritorno". Chi era Franco Califano? Papà Salvatore era militare in Libia. A mamma Yolanda le acque le si ruppero in aereo, sopra Tripoli. Atterraggio di emergenza, Franco nacque in volo. La famiglia tornò in Italia e visse per qualche tempo a Nocera Inferiore prima di trasferirsi a Roma. E Franco che puntualmente scappava dai collegi ecclesiastici dove lo iscrivevano. Da bambino finalmente libero era cresciuto al quartiere Trionfale di Roma, anni 50. I miei vicini erano contrabbandieri, disoccupati, mezzi delinquenti o delinquenti totali, parassiti, gente che aveva fame, ha raccontato nella sua autobiografia Senza manette Mondadori scritta con il giornalista Pierluigi Diaco. Il padre morì quando lui aveva 18 anni. Ho un rimpianto, uno solo, quello di non aver avuto sufficientemente a lungo vissuto la vita di mio padre. Al quale io sono aggrappato in maniera incredibile, ho amato mio padre così tanto da non riuscire ad amare più. Lui per me era tutto. Franco Califano debuttò da attore per i fotoromanzi, fece anche dei film. A portarlo nel mondo della musica fu Edoardo Vianello. Scrisse di tutto, continuamente. Musica, poesia, canzoni, monologhi. Più di 1000 opere. Anche per altri. Scoprì i ricchi e poveri. Il successo di Franco Califano. Ha firmato alcune delle canzoni più belle della musica italiana, Minuetto per Mia Martini, Un grande amore e niente più per Peppino Di Capri, e La chiamano estate per Bruno Martino, La musica è finita per Ornella Vanoni. Oltre alla sua vita spericolata, fuori controllo, protagonista della dolce vita di Roma e della discografia, è rimasta nell'immaginario collettivo anche la sua voce, un timbro unico con una storia dietro. Una serata d'estate al Foro Italico, la Lancia Spider scoperta. E lui che il giorno dopo sentì cambiato il tono della sua voce. Il dottore, cordite cronica. Una delle due corde vocali si era irrigidita e non avrebbe più vibrato al pari dell'altra. Franco Califano ha cantato amori profondissimi e disperati, periferie degradate e abbandonate, la povertà del dopoguerra e i sogni del boom economico, il sentimento degli stornelli in romanesco e le influenze che arrivavano dagli Stati Uniti. E il romanticismo della sua esistenza, buio e luna piena, il primo matrimonio a 19 anni fallito subito, le donne della sua vita che lo hanno ispirato, diceva di averne avute oltre 1500 e di non aver mai ricevuto un no, perché non era mai lui a fare il primo passo. Lo chiamavano, il Prevert di Trastevere, il Pasolini della canzone, il Belli dei nostri giorni. I guai giudiziari di Franco Califano. L'album che pubblicò nel 1976, Tutto il resto è noia, vendette immediatamente 1 milione di copie. La title track divenne un instant cult, una canzone ancora oggi cantata e indimenticata. A far discutere la fotografia in copertina, il bambino con Califano era il figlio di Francis Turatello, boss della mala milanese, massacrato a coltellate nel carcere di Badue Carros. Franco Califano il maledetto, è stato arrestato 2 volte, nel 1970, stesso processo di Walter Chiari e Lelio Luttazzi, possesso di stupefacenti, nel 1984 nello stesso processo di Enzo Tortora, accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti.
venne assolto con formula piena in entrambi i casi. Ne uscii ferito, indurito. Ma la prigione aveva restituito un nuovo essere alla vita, ha raccontato nella sua autobiografia, tranne la dignità, che mi tenni ben stretta, lasciai tutto il resto al destino, pronto a viverlo come sarebbe venuto, da prigionieri si comprende meglio la dimensione del mondo. Lo spazio ristretto della gabbia dà la misura dello spazio aperto. Il cervello e il cuore servono per essere usati secondo le loro funzioni, costruire, non consumare. E così fu. Il suo carattere non gli privò di fare autoironia anche in questo caso, se vogliamo essere frivoli e sdrammatizzare, come io sempre faccio, mi hanno tolto un anno in cui io ero veramente bello e quindi chissà quante donne avrei avuto in quell'anno. Raccontò anche di essersi prostituito per mantenersi.